Ragazzuoli, domani partiamo per Livigno, una nuova collaborazione con il Motolino Econoclick, che è sponsor del Bike Park. Ma non vedrete solo questo, faremo ben 3 giorni di riding tra i sentieri appunto del park, lì enduro con delle bellissime e-bike del noleggio, ma poi ne parliamo nei prossimi giorni, e anche delle gravel alla scoperta appunto della zona che non è solamente bike park e strada come tanti conoscono. E appunto per questo Oakley ci ha mandato un po' di materiale da utilizzare per questo viaggio. Non volevo sprecare l'opportunità e quindi un bel unboxing per farvi vedere, toccati con mano, i prodotti di Oakley dedicati alla bici. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quindi cominciamo subito con questo piccolo unboxing, piccolo tra virgolette perché di prodotti ce ne sono davvero davvero parecchi ed interessanti. Alcuni li avete già visti, ma li rivediamo insieme perché fa sempre bene dare una rinfrescata. Partiamo con i caschi, visto che faremo ben 3 giorni con 3 attività diverse, il nostro buon Luigi ha pensato di fornirci dei caschi che tra l'altro hanno una novità per quanto riguarda il catalogo Oakley. Questo è l'Aro 5 Race per il buon Pialo, quindi casco da strada in questa colorazione secondo me super figa che contrappone l'opaco al lucido della calotta. Casco bello ventilato, devo dire che hanno fatto un bel step avanti a livello di design. Io non l'ho chiesto perché lo sapete anche al giro E, ho adottato un casco da mountain bike, dato che mettendo la GoPro qui davanti fa sempre un po' brutto vedere il casco da strada con questo coso attaccato davanti e a livello visivo veramente veramente brutto da fuori. Novità di questo casco, oltre al fatto secondo me di avere delle chicche a livello di costruzione, perché abbiamo il MIPS nuovissimo integra, quindi non abbiamo più la calotta interna che blocca un po' la reazione, ma abbiamo proprio le spugnette che sono esse stesse il MIPS e che quindi si spostano per appunto andare a dissipare tutte le energie di rotazione da impatto causa caduta e quindi danno al casco tantissima leggerezza e soprattutto tanta aerazione, tanta comodità, soprattutto su un casco da strada dove magari ci troviamo in salita a pedalare. Altra chicca dei caschi Oakley, che ve lo dico sempre, ve l'ho sempre fatta vedere, è questa striscia in silicone e non in spugna che blocca letteralmente il passaggio del sudore ed evita che vada sui nostri occhi. Questa è veramente una chicca che ho sempre adorato dei caschi Oakley. Solito discorso per quanto riguarda la chiusura dietro boa, quindi sempre al top della qualità con i cordini che vanno a stringere a 360 gradi la nostra testa. Possibilità di regolare l'altezza della chiusura e la chiusura classica a clip. Qua mi spiace non vedere una chiusura fidlock come vediamo nei caschi di ultima generazione. Ovviamente per il casco Oakley grande riguardo per quanto riguarda l'occhiale, gioco di parole. Qui possiamo andare a infilare le nostre astine, abbiamo anche queste piccole parti di gomma che trattengono le astine e quindi possiamo riporre in salita o se vogliamo fermarci non avere l'occhiale sul viso, possiamo metterlo qui senza problemi. Anche perché nonostante sia il 2023, tanti caschi ancora non hanno la predisposizione per tenere l'occhiale fermo. Ultima ma non meno importante nota riguarda la nuova tecnologia Ice Me, che è questo sensore NFC affogato nella calotta. Questo sensore ci permette di salvare all'interno del casco tutti i nostri dati di prima necessità e soccorso, quindi in caso di perdita di coscienza della persona che indossa il casco, un operatore sanitario può andare a leggere i dati qui riportati sul casco e magari avere un numero di telefono, un indirizzo o anche solo il nome della persona che sta soccorrendo, quindi a livello di sicurezza un dato in più che magari può anche salvarci la vita. Molto bello, arriva con la sua pratica sacchettina. E direi che è il caso di andare avanti, altrimenti poi viene un video lungo 7 anni e mezzo. Ultima nota non meno importante, all'interno della confezione troviamo anche una classica spugnetta da andare a sostituire se per caso non vi potesse piacere la striscia in gel sulla fronte. Andiamo avanti poi con il DRT5 Maven, anche questo molto molto bello, l'abbiamo già visto e lo sto anche già utilizzando perché ne ho una versione diciamo nera classica, ma questo si aggiorna perché anche qui troviamo il sensore Ice e la colorazione Ice è presente in questo caso con la parte lucida e opaca
anteriore, molto molto bella. Anche qui striscia in silicone, stessa chiusura. Qui invece troviamo il Mips classico con la calotta interna che ruota, e anche qui abbiamo due pratiche alette che vanno a trattenere le astine dei nostri occhiali. E anche qui davanti invece, se non ci piace tenere l'occhiale attaccato dietro al casco, possiamo infilarlo qui davanti. Stesso discorso per la maschera, la visiera si alza davvero tantissimo per andare a ospitare anche la maschera in caso vogliamo girare col casco aperto e la nostra maschera. In questo unboxing abbiamo anche un occhiale, era un occhiale che avevo lì nella mia lista dei desideri, e stiamo parlando del nuovissimo Encoder Strike Vented. Sapete che l'encoder ormai c'è da qualche anno nel catalogo di Oakley, ma si è aggiornato ancora una volta. Ed infatti lo Strike Vented si differenzia dall'encoder classico perché la lente è un po' più squadrata, quindi anche per me che ho un po' la facciona, è un po' più coprente, è un po' più grande come superficie, e mi piace un botto anche perché c'ha tutte queste prese d'aria molto molto fighe. In questo caso abbiamo la lente Prism 24K, quindi quella, come dice il buon Walter, lo facciamo arrabbiare, quella oro, per chi non mastica molto il l'Oakleyese. Frame invece abbiamo il matte carbon, che è un grigio opaco, ovviamente gommina qua per non farlo scivolare. È un occhiale molto molto bello, soprattutto molto leggero. Anche qui troviamo diverse lenti. Lente che vi consiglio se uscite magari sotto il sole durante l'estate. Anche il sottobosco non è male, ma non troppo scuro. Per il sottobosco con una forte prevalenza di ombra, quindi un po' meno luce, vi consiglio sempre la Trail Torch. Secondo me lente imbattibile sotto ogni punto di vista per noi che facciamo mountain bike. All'interno della confezione trovate anche due naselli che ovviamente si adattano alla vostra forma del viso e vi potete un po' fare un fit personalizzato. Ovviamente sempre confezione rigida e anche un sacchetto per tenere l'occhiale sempre al sicuro da polvere e detriti. Ma passiamo poi al vivo per quanto riguarda l'abbigliamento, qui andiamo un po' più veloci. Abbiamo la Elements Jackets 2, quindi giacchettino antivento, dato che a Livigno sapete che è un attimo beccare una perturbazione o un calo di temperatura. Giacchettino super easy, molto 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 leggero, proprio antivento classico. Loghettino Oakley qui davanti, e al posteriore abbiamo la classica taschina dove mettere delle cose molto molto leggere, perché questa giacca è veramente super super leggera. Qui le prese d'aria nella parte posteriore delle scapole, e penso che questa tasca sia anche fatta per impacchettare completamente questo capo e tenerlo sempre con noi. Sempre molto comodo avere una giacca di questo tipo, o anche solo uno smanicato nel nostro zaino o nel nostro marsupio, perché in qualsiasi evenienza, anche solo se ci fermiamo al rifugio a mangiare, abbiamo qualcosa che ci copre dal vento e dalle intemperie. Andiamo avanti sempre con un capo della serie Element. Abbiamo il pantalone Light MTB, questo in colorazione grigia. Ormai il grigio sta andando per la maggiore. Oakley ha due modelli di pantalone, quello un po' più diciamo da park, un po' più aggressivo anche come materiale, e questo che è light, un po' più leggero, secondo me un po' più enduro. Materiale molto bello, parecchio spesso qui, quindi dà anche l'idea di essere resistente. Qui sulle ginocchia il materiale è doppio, doppio spessore, quindi anche qui in caso di caduta sicuramente andremo a preservarlo un pochettino. Super semplice anche per quanto riguarda la colorazione e le scritte, perché abbiamo solamente una piccola scritta qui, Oakley Factory Pilot. Chiusura, due bottoni senza la cerniera, e abbiamo invece due tasche laterali belle ampie, ci sta comodamente lo smartphone o il vostro ski pass. Anche qui pantaloni sempre difficile trovarne uno che vada bene un po' per tutto, sia per il bike park sia per l'enduro. Qui abbiamo le classiche fasce elastiche per la microregolazione. Io fate conto che più o meno con tutte le marche utilizzo una taglia 34, poi dipende un po' dal tipo di prodotto che andiamo a utilizzare, ma tra Oakley, Troy Lee, Fox o Dainese ad esempio, io ho sempre la L/34, e il nostro buon Pialo, che è un po' più basso di me, un po' più magro di me, utilizza una taglia 30 più o meno, sempre una M, quindi potete avere un po' di riferimento. Qua in fondo super easy, non è troppo stretto a livello di far fatica a toglierlo e a metterlo, perché abbiamo anche una parte elastica fatta a rete che ci permette appunto di fare un po' meno fatica. Direi che in abbinamento all'altro pantalone che ho si potrebbe utilizzare la Seeker 75 SS Jersey. Questa super leggera invece, materiale praticamente trasparente,
spero si capisca un po' dalle riprese, veramente super leggera, molto indicata appunto per l'estate. Ha un fit molto molto loose, molto larga, io ho la L ma è veramente ampissima, secondo me è perfetta anche per tenere sotto la pettorina o le protezioni o il paraschiena. Unica nota che vi faccio a livello di fitting, queste maglie hanno le maniche veramente lunghe, nonostante questa sia una maglia corta, e arriva più o meno la lunghezza del gomito. Questo vi dico perché ne ho già un modello uguale a questo, quindi super leggera. E dettaglio da indicare, qui dietro una striscia catarinfrangente, la sicurezza anche in mountain bike. Finiamo invece la parte, diciamo, un po' più easy a livello di colorazione con la Factory Pilot, un grande classico direi. Magliettina praticamente casual, ma che io e il buon Pialo stiamo riscoprendo tantissimo per l'utilizzo anche in park. Devo dire che avere la magliettina con sotto il nostro paraschiena e girare un po' più casual come abbigliamento, un po' meno racing, a volte è molto comodo. Questa ha un materiale che va ad asciugare molto rapidamente, l'abbiamo già visto anche con altri marchi, e secondo me prendete due piccioni con una fava, perché avete sia la magliettina da utilizzare a livello di tempo libero sia per le vostre uscite in enduro, magari easy o anche in bike park, se non volete utilizzare maniche lunghe e gomitiere. Super easy anche questa. Ma passiamo a una bella mina a livello di design, perché abbiamo la Maven. Questa, raga, se volete fare un po' i tamarri in park, penso sia la vostra scelta. Veramente particolare e soprattutto bella, bella appariscente. Devo dire che mi piace assolutamente questa colorazione un po' col panna che va in contrasto con il verde acqua e il verde scuro. Un po', è un po' un mix tra anni 80, 70-80, motocross, e un po' più moderno con questa texture che non riesco a capire, sembra un po' pitonata o un po' splash, non lo so. Però mi piace, veramente, veramente appariscente. Anche qui materiale un po' diverso dalla maglia che abbiamo visto prima, sempre molto leggero ma meno traforato, meno traspirante sembra. Da notare il bordo, che è molto meno elasticizzato rispetto al resto del materiale, questo per mantenere la forma e non slabbrare poi maniche e parte sotto. Anche le maniche, anche queste, sono molto molto più strette rispetto al resto. L'unica parte simile alla maglia che abbiamo visto prima è questa fascia che parte da dietro il collo e va nella zona delle scapole. Questa è con un materiale molto più traspirante e molto più trasparente anche. E in abbinamento alla maglia abbiamo anche il Maven MTB Cargo. La versione Maven la trovate così, anche in colorazione nera e grigia, quindi va via il verde, verde acqua, per lasciare spazio al grigio. Quindi se volete fare un abbinamento un po' meno appariscente ma comunque con la texture o con un po' di movimento dato appunto dalla colorazione, potete farlo. Molto bella questo cargo, non l'avevo ancora visto, e sembra quasi un pantaloncino casual. Ha pure i passanti per la cintura e particolari tecnici che però lo rendono un pantaloncino da bici a tutti gli effetti. Qui sotto, in mezzo alle gambe, troviamo questo materiale che è un po' più spesso, sembra quasi un cordura, sempre elasticizzato, che va a fondersi con il resto del tessuto, che è lo stesso che troviamo nell'altro modello dei pantaloncini Oakley che in questo momento sto indossando. Questi secondo me sono perfetti per tutte quelle uscite magari un po' XC, gravel, enduro leggere, con magari temperature un po' più alte in estate. Qui abbiamo un pantaloncino, diciamo, un po' più spesso a livello di tessuti, perché poi abbiamo qui di lato anche due belle tascone capienti, che però non lasciano spazio alle tasche classiche, quindi avremo solo queste due tasche. Nella parte posteriore, un po' penso per aumentare il comfort durante il riding, abbiamo questa fascia grigia che vedete, che è elasticizzata e quindi permette al pantaloncino di espandersi e seguire le forme del nostro corpo. Qui i passanti mi fanno pensare che chi utilizza la cintura o come noi il laccio della scarpa come cintura potrebbe beneficiarne se trova il pantaloncino magari un pelino più largo. Finiamo poi il completo Maven con calze e guanti in coordinato, e devo dire che non è per niente male. Pensare al pantalone che abbiamo visto prima, nero, con la sua maglia in coordinato, guantino e calza, bomba. Pantalone nero sempre per restare un po' più sobri, o ancora meglio se volete fare un po' più tamarri, pantalone Maven con la stessa colorazione, e secondo me
tanta tanta roba. E concludiamo poi con un prodotto che in realtà non ho mai utilizzato di casa Oakley, quindi ve ne parleremo anche nei prossimi video e cercheremo di darvi poi un feedback di utilizzo nel tempo. Le ginocchiere e le gomitiere, praticamente identiche, cambiano ovviamente di dimensione. Ginocchiera molto molto leggera con il pad flessibile, però non rinuncia alla protezione laterale, perché anche qui all'interno del ginocchio e all'esterno troviamo questi due pad sempre flessibili, ma che comunque qualcosa fanno. Parte posteriore invece a rete per avere un po' più traspirabilità, e abbiamo l'elastico fatto con questi piccoli cerchi in silicone. Andremo a vedere se trattengono la ginocchiera e non ci danno fastidio durante le lunghe uscite. Stesso discorso nella parte bassa e particolarino dietro al ginocchio, abbiamo questa fascia in un elastico un po' più spesso che in teoria sulla piega del ginocchio dovrebbe impedire alla ginocchiera di scendere. Sto controllando se il pad si può togliere per lavare la ginocchiera, in realtà è cucito all'interno, quindi secondo me si può procedere anche a lavare le ginocchiere senza doverlo togliere come abbiamo visto con altri modelli. Io le lavo sempre più o meno a 30 gradi, lavaggio sport e non ho mai avuto problemi con nessun tipo di ginocchiera, vediamo se anche qui non avremo problemi. Detto questo ragazzuoli, direi che abbiamo visto una valangata di roba e non vedo l'ora di partire per andare al Mottolino e portarvi con noi in un nuovo e bellissimo viaggio, sperando nel bel meteo. Se è la prima volta che arrivate qui iscrivetevi al canale, qui sotto in descrizione trovate il link ai prodotti che avete visto in questo video. Fatemi sapere se anche voi avete qualcosa di questa selezione o altri prodotti in casa Oakley e volete darci anche voi un vostro feedback, e noi ci vediamo al prossimo video.